Zilli. Giorgio, buonasera, ciao allora, Giorgina. Allora Chiara, come stai? Ti ho visto, non ci si può neanche che abbracciare. Si fa? Infatti. Te, l'ultima volta che ti ho visto eri su un paio di scarpe simili a quelle. Scendo. E tu sei ancora su queste scarpe. Certo, perché sai, le cose cambiano, ma alcune no. No, perché abitudini, soprattutto voi donne, borse e scarpe non erano quelle andate. No, poi so che sono comunque, bellissime, tra l'altro, poi comunque ci tieni a avermi io vicino coi tacchi. Perché... Certo. No, ma ormai sai... L'altezza è sdoganata da Giallini, ormai mi tocca guardare sempre infatti, tutti. Infatti lui è altissimo. Senti, io ti ringrazio davvero. Noi abbiamo fatto un programma insieme, ci siamo divertiti tantissimo. Tantissimo. E soprattutto è nata una bella amicizia che poi ci ha portato anche in qualche occasione a vederci anche da fuori. No? Insomma, sì, ha fatto una vacanza meravigliosa Madonna, a Positano. È certo, è Mamma mia. Chissà davvero, ma chissà quando potremo tornare a fare... Una vacanza Madonna, così, ma non ti mancano queste cose? Io ho una voglia di mare talmente pazzesca che ho una macchia azzurra che manifesta la mia voglia di andare al mare. Portatemi al mare. Sarebbe bellissimo. Senti, io però, siccome quella vacanza lì non me la dimenticherò mai più in vita mia, per le risate, per le cose... Nemmeno... Meraviglioso, io ti ho portato un pensierino. Non è vero. Sì, è vero. No, Giorgio, non tu puoi... Tu sai già a che cosa mi riferisco. No, ragazzi. Ti ho portato un pensierino. Non è vero, non è siccome lui. Dove... È lui, è lui. No, mio Dio, siccome... è lui. Siccome dove andavamo, dove andavamo? A casa, voi non potete capire che... A Positano, dove andavamo in ogni posto, in ogni ristorante, in ogni bar, c'era sopra questo... Il granchio il d'oro. Granchio. E quindi io, se mi permetti, ora magari non te lo do guarda, perché vestita sono commossa. Così, no, ma guarda, sta bene anche fa pandan con le scarpe. Fa pandan con le scarpe, il granchio d'oro, spero che ti porti fortuna. Speriamo bene, dai, vorrà dire mare, se sì, incrociamo esatto, le dita. Esatto, esatto. Grazie, grazie Giorgio. Chiara. Grazie a Nina Zilli. Buonasera, grazie, mua. Da questa parte, grazie. Bravo, Giorgino, ciao Nina, grazie davvero.